Sono stati individuati i vandali che hanno messo a soqquadro la motonave Stradivari ancora a Taboretto. La notizia arriva dai carabinieri della località reggiana che hanno individuato in particolare 5 giovani, e non 2 come inizialmente si pensava, grazie alle telecamere di videosorveglianza del pontile Giudecca. Sono tutti minorenni e hanno devastato non solo la motonave Regina del Po, ma anche la biblioteca comunale e un ristorante, il Life, a breve distanza da lì, oltre all'ufficio turistico di Boretto. Il tutto è avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 gennaio. Non è tutto, i giovani coinvolti sarebbero infatti 10, la metà dei quali non ha preso parte attiva alla devastazione, limitandosi a guardare. Trattandosi di minorenni, l'iter prevede ora la segnalazione al competente Tribunale dei Minori di Bologna. Nel frattempo è stato ritrovato e ripescato da un pescatore uno dei divanetti presenti sulla Stradivari, gettato nel fiume dai vandali. Era arrivato spinto dall'acqua fino a Borgoforte, nel Mantovano. Il capitano Giuliano Landini, dicendosi soddisfatto, ha comunque già iniziato ad allestire la nave con nuovi sistemi di sicurezza. Sulla nave ne stiamo montando alle sirene, allarmi, telecamere e quella roba lì. Capito, capito. Non ce l'avevo perché insomma, non mi è mai passato per la testa che venissero su a fare dei danni, e invece dopo 23 anni, perché questo è il 23esimo anno, l'ho preso nel 2002, il 22esimo anno che ho la barca, e mi hanno fatto questa sorpresa. Noi stiamo facendo che adesso c'ho qua il tecnico che sta montando gli allarmi con tutte le telecamere e tutto quello che si può montare. Poi, questa è una cosa che è stata una mancanza delle istituzioni, perché lì dove c'è il pontile in alto, là dove c'è la passerella col cancelletto, non c'è nessuna difesa, protezione, tipo quegli aculei che montano in tutte le passerelle su tutto il Po, e anche i privati, non solo i pubblici, anche a Via Dana ci sono i cancelletti con tutti gli aculei di un circa 70-80 centimetri saldati, tutti a ventaglio, non passa neanche un uccellino lì perché ti fuori, non riesce mica. Qua è una vita che è così, non ci ha mai fatto niente, sanno che scavalcano anche i pescatori delle volte, e io gli ho detto 1.000 volte, guarda te adesso, visto che è successo, hanno scavalcato, perché scavalcano fin le donne, perché una volta mi sono entrate delle ragazzine a me, addirittura, quindi è un po' che gli dico, ragazzi, dategli una mossa.